Okay, let's start the recording. Yes, please don't forget to write your name and your names and surnames in the chat. Otherwise, Stefano will shout at me. Didn't you tell them? Okay. Welcome, Paola and Gabriella. Can you please write your name and surname in the chat? I can't. Good afternoon. Okay, what time is it? I can't. Is it 5 o'clock already? Yes. 5 o'clock. 1 minute. So, Dina Giacomacci. Sì, confermo. Right, so being 5 o'clock, I think we can start. What do you think? Yeah. Okay. Wonderful. Right, 18 people. Right. So, did you all write your name and surname in the chart? Please don't you forget. I can't. Hi, Giuseppe, did you write your name in the chart? Hi, Giuseppe. Hello. Please type your name in the chart, the name and surname in the chart. Okay, can you all hear me properly? Shall we start? Shall we go? Yes. Let's go. Yes. What do you want to do today? Cosa volete fare oggi? Well, speaking, of course, let me think what we did the last times. The scientific method. And the time before, if the airport. Sorry? The airport. Oh, the airport. Yeah, not really the airport, but all the questions with the WH words. So where did you go? Who did you go with? How did you go? And so on and so on. Oh, yes, I remember. When was the last time we went to... Sorry? When was the last time we went to an airport? Yes, exactly. When was the last time you went to an airport? Perfect. So, what do you want to do today? What we meant to do, but we had no time to do in that lesson, was the chart, the verb chart, the revision of all the verb tenses. Do you still want to do that? Yeah. Yes. Right. Yes. So let's look for the chart I sent you. And so that we can share it all together. And where was it? Verb chart. Here. Where was it? Oh, you are the first B1 group, sorry. First B1 group, not second. There it is. The English verb tenses. Right. So, can you see it? Yeah. Yes. Maybe yes. I should, okay. Right, so, well, the present is the present subject plus verb with the S for the third singular person. I work, you work, he works, okay? Mm-hmm. The questions are made with the do or does, and the negative with the don't or doesn't. Okay, the past is made adding ed for the regular verbs or changing the verb for the irregular verbs. Questions with did and negatives with didn't. Please stop me if there is something you want to ask or it's not clear. But I think it's okay up to now, isn't it? For the future, the future is quite a complicated question, but let's say, let's put it simple. Let's say
The future is made with will or shall. I'll, which are both shortened in. I'll work. I will work or I shall work. Questions, putting will or shall in front and the negative. Mamma. Yes. Virginia. Chiudi i microfoni. Okay, sorry. Yes. A negative won't or shan't. Okay. But this is for, you know, the everyday actions, so to say, in the present, in the past, or in the future. Then there are the continuous tenses, which are used. Maria, sorry. I yes. can see the negative form of shall. Shall, the negative is shan't. 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 Thank you. Shall not, you can say shall not or yeah. shan't. Can you see it now? Yes. Right. No, because I have the screens. But yes, you can move the screen on left, on right, on down. Or clicking on the little dot, cancel it so as to see the entire screen. Oh yes, thank you. Okay, no problems. Right. Then there are the continuous tenses which express something which is or was or will be happening. And they're made with the verb to be plus verb in form. I am working, and since there is the verb to be, the question is made with putting the verb in front of the subject, and am I working, and the negative directly. I'm not working, you aren't working, and so on for the present. I was working for the past tense of the verb to be plus ing, and the future of the verb to be plus ing for the future. I will be working. Okay, working vuol dire starò lavorando. I have a question. Yes. The form going to for the futures. No. Okay, let's forget it for the moment. Okay. I will tell you, but let's forget it for the moment. Because otherwise we mix up things and we won't understand anything. Okay. So yes, I will tell you, don't worry. So something which is a habit in the present, in the past, or in the future, simple tenses. Mm-hmm. Something which is happening or was happening or will be happening, to be, verb to be, plus form in ing. I am working, I was working, I will be working. Okay? Mm-hmm. So far so good? Tutto bene finora? Mm-hmm. Okay. Yeah. Then there are the perfect forms. The perfect forms express something which has started or has happened and has got connections with the present. So, the present form of the perfect verb to have plus past participle of the verb. I have worked. To make the past of this form, you have to make the past of the verb have. I had worked. And to make the future of the verb have. I will have worked. What do they mean? Io ho lavorato, ma un'azione che ha ancora dei riferimenti col presente. I'm so tired. I've worked a lot. Sono così stanco, ho lavorato tanto. Quindi non è che ho lavorato punto e fine, se no sarebbe stato I worked. Ma mm-hmm. ho lavorato tanto, di conseguenza adesso sono stanca. Ok? Quindi è un'azione che è avvenuta, però c'ha i riferimenti col presente.
E lo stesso col passato. I was so tired. I had worked a lot. Ero così stanca, avevo lavorato tanto. Ok? E can I call you tomorrow at 8 o'clock p.m.? No, please don't. I will be very tired. I will have worked for 10 hours by 8 o'clock p.m. No, per favore, non chiamarmi domani sera alle 8. Sarò molto stanca. Avrò lavorato 10 ore. Ok? Ci siamo? Sì. Quindi è un'azione che indica un'azione che è avvenuta nel passato o comunque prima di quando si sta parlando e che ha dei riferimenti sul, in quel momento. Ok? Se vogliamo esprimere la durata di questa azione, allora prendiamo il verbo avere, cioè prendiamo il verbo essere con, coniugato con il verbo avere, prendiamo il perfect tense del verbo essere, quindi have been, più forming. I have been working. Ok? I had been working, I will have been working. Cosa significa questa cosa? Significa che è iniziata nel passato, ha avuto una certa durata e sta ancora durando. Ok? È un'azione che sta avvenendo, come tutti i continuous tenses, i tempi continuous, è un'azione che sta avvenendo, ma vogliamo esprimere che è iniziata nel passato ed è durata per un certo tempo. I have been working. I have been working up to now. Oh, ho lavorato fino adesso, ho iniziato nel passato, sono andata avanti in diretta fino adesso. Ok? I had been working, avevo lavorato fino a quel momento. Ok? E I will have been working, avrò lavorato fino a quel momento. Mi sono spiegata? Sì. Siamo? Quindi, per esempio, se uno dice, per esempio, se Giuse dice io abitavo in Sicilia, ma adesso abito a Verona da 5 anni, come diventa? I have been in Sicily. No, no, I lived in Sicily o I used to live in Sicily, perché è una cosa finita. Ok, I have been lived in Sicily. No, no, I lived in Sicily, okay. Or I, perché non posso fare il la chart finché ho la condivisione dello schermo, come si fa? Vabbè, niente, togliamo la condivisione e scriviamo la... Allora, no, I lived in Sicily. I spent there my childhood. Ok, è una cosa finita. But... I've been. Io non vedo la chat. In Verona now. I've been living in Verona for, che ne so, 5 years. Non la vedete la chat? No. Ah, perché è diventata privately? No, non la voglio private. Come è successo che è diventata private? Ok, to everyone. Io voglio a tutti. Ok, can you see it now? No. Non ancora? Io qui c'ho Maria Pia, devi cliccare everyone. Sì, ho messo everyone. Comunque, I lived in Sicily, che ne so io, for many years. Yes. Una cosa passata e finita. Ora si vede.
Sì, sì. Been, yes. Sì, sì, ho visto. I've been living in Verona for 5 years. Ok, I lived in Sicily for many years. Questa è una cosa passata. Ok. Okay? Se invece per esempio io ti chiedessi can you speak Sicilian dialect? Oh yes, I've lived in Sicily for many years. Can you speak Sicilian? Oh yes, I've lived in Sicily for many years. Ok? Sai parlare siciliano? Ah, certo, ho vissuto in Sicilia molti anni. Quindi, anche se hai vissuto e l'azione è finita, però hai dei riferimenti col presente. È il motivo per cui tu adesso sai parlare siciliano. Ok? Ok. Però se invece dici ho vissuto in Sicilia, punto, allora è passato. Ok. Okay? Quindi, can you speak Sicilian? Allora, I lived in Sicily. Punto. Finito. Can you speak Sicilian? Oh yes, I have lived in Sicily for many years. Oh sì, ho vissuto in Sicilia tanti anni. Di conseguenza, adesso so parlare siciliano. C'è un collegamento col presente. Ok? Ok. But I've been living in Verona for 5 years. Ma vivo a Verona da 5 anni. Questa è una cosa che è iniziata nel passato, ha avuto una durata e sta ancora avvenendo adesso. Non è finita. Scusa Maria Pia. Sì. Posso chiedere? Non posso usare il presente per questa espressione? Allora no, perché se tu dici I live in Verona, non puoi dire da 5 anni. Okay. I live in Verona now. Sì, potevi dire I live in Verona now, punto. Però se tu vuoi dire che ci stai vivendo da 5 anni, che è iniziato nel passato, è andato avanti 5 anni e sta ancora avvenendo... Si usa questa forma. Grazie. Ok, quindi... Posso usare il Verona since... Sì, I've been living in Verona since 2015. Sì, sì. Okay. Since 2015. Dal 1000... scusaci, dal 1000, buona notte. Dal 2015, since 2015. Ok? Quindi, qual è la differenza? I lived, passato chiuso. I have lived, passato, ma che ancora dei riferimenti col presente. I have been living, passato, che è durato e sta ancora durando adesso. Questa è la differenza, ok? Vi ricordo che per il passato l'ausiliare è sempre avere. In italiano si dice ho mangiato o sono andata. In inglese il passato si fa sempre con l'ausiliare avere. I have eaten, I have gone, I have done. Sempre avere. Perché il verbo essere è usato per fare le, come si chiamano? Le passive. Sono stata mandata a scuola, ok? Quindi per il passato si usa sempre il verbo avere in inglese. Non esiste l'ausiliare essere. L'ausiliare essere serve per fare le frasi al passivo. Sono stata mandata e cose così, ok? Va bene. Her chart doesn't work. Why? He wrote it on the chart in the phone. Oh, what's wrong with it? It doesn't work. It's out of order. I don't know why. Can you hear me and can you see our chart? Yes. Yes. Okay. Thank you. Right. Thank you, okay. Valeria. So this is and it's the same welcome. With the future. With the future, I'll go to school. I'll go to school tomorrow. Sì, buonanotte. Tomorrow. I'll go to school tomorrow. Mettiamo I'll go to work. Vabbè dai. I'll go to school tomorrow. Um,
come si può dire, sarò andata a scuola domani? For example, will you be tired tomorrow evening? Sarai stanca domani sera? Oh yes, I'll have, no, yes, I'll have been to, I'll have gone to school. Sarai stanca domani sera? Eh sì, sarò andata a scuola. I'll have gone to school, I'll be very tired. Se invece, will you be tired tomorrow evening at 8 o'clock? E voi siete ancora a scuola alle 8? I'll have been going to school. Mamma! È una specie di futuro anteriore. Since the morning. Sì. Cioè indica un'azione sarò stata futura che però è passata. Alle 8 sarò stata a scuola fin dalla mattina e quindi sarò stanchissima. I'll have been going to school since the morning. Ok? Sì, okay. Lo so, col futuro è più difficile, però se tornate alla chart non è difficilissimo perché vedete la corrispondenza. I will work, I will be working, I will have been working. Ok? Oppure will have worked, era il nostro secondo caso. Ok? I will work tomorrow. What will you do tomorrow at midday? I will be working at midday tomorrow. Domani a mezzogiorno sarò. I will be cooking. Come? I will be cooking. No. I'll be working. Starò lavorando. I will be cooking. Oh yes, you will be cooking tomorrow. Yes. You'll be cooking tomorrow at midday. Exactly. Yeah. And at, I don't know, 1 o'clock p.m. Will you be tired? Yes, because you'll have cooked, you will have cooked for hours. Perché avrai lavorato per, avrai cucinato per ore, quindi sì che sarai stanca all'una. Maria Pia? Sì. Si può dire I have been being to school, a school. Have been being at school. Sì, teoricamente si può. È brutto. Have been being at school, dove il primo being è il participio. Have been. E il secondo being invece è questo. I have been being at school. Sarò stata a scuola. Esatto, sì. Per, che ne so io, 7 ore. Ok? Sì. Ok. I have been at school for 7 hours. Ok? È un po' più chiara la situazione? Yes. Ok, però adesso parliamo e usiamo. No, se volete prima di parlare, vi spiego anche il futuro. Sì, speriamo di non mettere troppa carne nel fuoco, però. Mora. Potremmo provare con la tabella davanti. Va bene, va bene. Allora, proviamo col presente, passato, futuro. Cominciamo col presente. Allora, aspetta che vi rimetto un po' di voi così vedo i nomi. Allora, Anna, what are you doing? Anzi no, facciamoli okay. Le domande. Chiediamole... Che cosa fa per lavoro? Ask a question. I ask a question. No, no, no. Noi facciamo le domande a te. Chi li vuole chiedere cosa fai di lavoro? What do you do? What is your job? What's your job? Yes, ma è sottinteso. Cosa fai abitualmente, quindi è sottinteso di lavoro. I'm teacher at a primary school. I'm a teacher at a primary school. Ok. No, ho detto
I teach. Ok, I teach, va bene. I teach in a primary school, perfetto. Chiediamolo però cosa sta facendo adesso. Sta preparando le lezioni adesso? What are you doing? What are you doing now? Are you preparing your classes? I'm doing a exercise and a lot exercise for my pupils. Okay, you are preparing an exercise for your pupils. Stai preparando un esercizio per loro. Perfect. Anna. Sì. Anna, what do you teach? I'm teach. No, I teach. Sì. Teach, devo tornare per scrivere qua. Devo all sulla... subject. Four subjects. Which ones? It's Italian, maths, history, art, music, and technology. That's five subjects. Italian, yes. History, art, music, and technology. Five. Okay, very good. Okay. Chiediamole se è stanca. Are you tired? Are you tired? Yes. Now, chiediamole perché? I'm working hard and I'm very tired. Ok, you're working hard in this period. Ok, ma dici quanto hai lavorato oggi? Allora, I'm working hard. Però volevo farti dire sì, quanto sì, la struttura. I have worked. I have been working. For 5 hours. Ok, questo se stai ancora lavorando. Yes. Però stai con noi, non stai lavorando, no, dai. After quindi, sì, dopo tornerai a lavorare, però intanto sei con noi. E quindi? Mi sono persa. Allora, I have been. I have worked. You have worked for five hours. Hours. And you go back working, you know. In other hours. Well. Yes. So by the end of the day, you will have worked, I don't know, 7 hours. Ok. Maria Pia, scusa, visto che era ancora stanca perché ha lavorato tanto, non avrebbe dovuto dire I have been working? Se, allora, avrebbe dovuto dire I have been working se stessi ancora lavorando. Ah, ok. Sì, sono molto stanca perché ho lavorato 5 ore e sta ancora lavorando, capito? Ok. Perfetta se stava ancora lavorando come lei pensava di fare, ma siccome non sta lavorando è con noi e quindi ha finito di lavorare, però è stanca perché ha lavorato, I have worked, ok? Questa è la differenza. Allora, riassumiamo. I work as a teacher, abituale. Yes. I am preparing my classes now. I am preparing an exercise now. Okay? Mm-hmm. I'm very tired because I have worked for 5 hours today. Ma se sta ancora lavorando, I'm very tired. I've been working for hours today. Okay? I've been working. Sto lavorando da ore oggi. Mm-hmm. I have been working for hours today. E sta ancora lavorando. Se dovessimo tradurre in italiano sarebbe io lavoro, io sto lavorando, io ho lavorato, okay. Io... aspetta, come diventa in italiano?
Ho lavorato e sto ancora lavorando, sarebbe. Esatto. Sto lavorando da ore, diventa in italiano. Sto lavorando da un tot di tempo, ok? Sì. Ok, questo è il significato. È un po' più chiaro? Sì. E lo stesso va per il passato. Per esempio, what did you do in 2010? In the year 2010, nell'anno 2010. I don't know. I worked. You worked. I worked. Però, cosa stavi facendo quando, che ne so io, sono cadute le Torri Gemelle? No, quello è il 2011, ma va bene lo stesso. Cosa stavi facendo? I was. What were you doing? I was, for example, I was walking. Working. I was studying. In the city center of Bologna. Yes, in the city center. When you heard about the Twin Towers. You were working in Bologna when you heard about the Twin Towers. Stavi lavorando a Bologna quando hai sentito delle Torri Gemelle. Yes. Ok? I was attending the university. Yes, I was attending university. Sì, stavo frequentando l'università when I heard about the Twin Towers. Perfect. Ok? Quel giorno avevo, che ne so io, fatto 6 ore di lezione. On that day, perché con day, col giorno ci va sempre on davanti. On that day, I had worked for 6 hours. I had 6 hours lessons, oppure I had worked for 6 hours. Ok, quindi una cosa che era iniziata, che è... E stava avvenendo quando è successo questa cosa, ok? Come si può dire? Eri veramente scioccata perché non lo so perché eri scioccata. Stavo lavorando da tutto il giorno. Sì, e pensavi di aver capito male, diciamo così. Quindi... I was working, I had been working all day and I couldn't believe it, ok? I was working, stavo lavorando, I had been working all day, era tutto il giorno che stavo lavorando. Mm-hmm. And so I thought I misunderstood it, quindi pensavo di aver capito sbagliato, per dire, una cavolata, ok? I was working, stavo lavorando, I had been working all day. Era tutto il giorno che lavoravo. Ci siamo? Sì, sì. Va bene. It was in the morning. Sorry? It was in the morning. Ah, was it in the morning? Vabbè, yeah. Ok. Sì, è vero, era intorno tipo alle 11:30 nostre, però per loro che ora era? Ta-da! Comunque, chi se ne frega. È before. We don't mind. No, it's okay. It was an example. I know I'm not very good at examples, but it's not easy, you know? Okay. Sono molto brava a fare gli esempi, ma non è facile così di punto in bianco inventarsi le cose. Va bene, allora vediamo invece il futuro. Lavorerò domani. I shall work tomorrow. Va bene. Ma posso chiedere, Maria Pia, una cosa? Sì. Con le prime persone va shall e will. Dopo vi faccio il futuro. Dopo ve lo spiego il futuro. Grazie. Una cosa alla volta. Sì. Allora, ma cosa farai domani a mezzogiorno? Starò cucinando. I will be cooking. I will be working. What will you do tomorrow? What will you do tomorrow?
What will you be doing? Se vuoi chiedere specificamente cosa starà facendo. Però generalmente parlando uno dice cosa farai domani a mezzogiorno. What will you do tomorrow? Però se vuoi proprio chiedere che cosa starai facendo a quell'ora. What will you be doing tomorrow? Will you be doing? Sì. Will you be doing? I will be working. Okay, what will you be doing tomorrow? I will be working, I will be cooking, e così via. Ok. I'll start cooking at 10 o'clock tomorrow. So by midday, I will have cooked everything. Ok, comincerò alle 10, quindi ora di mezzogiorno, avrò cucinato tutto. I will have cooked everything. Invece, comincerò a mezzogiorno alle 10, ma a mezzogiorno starò ancora cucinando, purtroppo, perché c'è tanta roba da cucinare, no? Quindi, I'll start at 10 o'clock, but nevertheless, by midday, I will yet be cooking. I will have been cooking for 2 hours. E avrò già cucinato per 2 ore. I will have been cooking for 2 hours. Sì, dopodiché noi ci rompiamo tanto la testa, ma sta roba non la usa mai nessuno. No, è molto usato il passato. I have been living in Verona for 5 years. I've been teaching for 10 years by now. Questa forma è molto molto usata del passato. Il futuro, personalmente, credo di non averlo neanche mai sentito, sinceramente. Quindi il passato è importante, il futuro anche no, insomma. No. Però questo sarebbe lo schema, come funziona, ok? Yes. È un po' più chiaro? Can you give these maps? This map? Abbiamo già. Sì, dove? Se puoi darci questo schema. Could you give us this? Ve lo rimando se volete. Ma sulla chat o sulla mail? Scusami. No, sulla mail insieme a tutto il materiale. C'era questo, ma ve lo rimando, non c'è problema. A me sulla mail non arriva nulla, allora. Forse. Neanche a me. Neanche a me. No, neanche io. Neanche a me. Allora, non sulla neanche vostra a me. Mail. Neanche a me, allora, era sulla chat. Allora, io ho chiesto a Stefano, posso mandare il materiale sulle loro mail privatamente? E lui mi ha detto no, assolutamente no, perché per una questione di privacy, se no tutti vedono le email degli altri, non ho capito bene. Mi ha detto assolutamente no, li deve caricare come una cartella nel nostro, forse vorranno avere un anche drive. Un riscontro di questo che facciamo, cloud sì, caricata. Nel nostro drive, e io poi loro mando il collegamento, quindi va voi bene. Dopo ogni lezione dovreste ricevere un collegamento con il quale aprire la cartella con tutto il materiale che vi mando e lì avete anche la registrazione delle lezioni. La registrazione l'ho vista. Cartello, la registrazione, onestamente, non ho visto le altre. La registrazione sulla chat, tutto. Ma la cartella con i documenti, no, io non l'ho vista. C'erano. Io sì, il materiale l'ho trovato. Io l'ho vista nella prima lezione. Vi rimando tutto, sappiate che dovrebbe esserci, perché appena finisco la lezione no, ma al massimo entro domani mattina vi rimando tutto. Quindi comunque il link è sempre lo stesso, vero? Della cartella. Dovrebbe essere sempre lo stesso, sì, perché dovrebbe essere tutto insieme, registrazione, chat. Sì, sì, ma Stefano ha mandato tutto, sì. Sì, sì, c'è sulla chat, giusto, sulla chat ha mandato l'indirizzo.
c'è sì, il collegamento al cloud dove dentro c'è il materiale, registrazioni e quant'altro. Io ho visto solo la registrazione, grazie. Se volete io ve le mando anche per email. No, c'è tutto. Lui aveva detto assolutamente tutto. No, perché per questione di privacy non siamo autorizzati a divulgare le email di tutti e quindi manda tutto su questo drive e dopo loro si collegano e scaricano. E io così ho fatto, capito? Va bene, e allora il futuro, però io non vorrei parlare continuamente io, vabbè, vi faccio questa spiegazione, poi però parlate voi. Allora, il futuro non è facilissimo, lo ammetto. Allora, intanto chiudiamo qui che non ci serve più. Allora, il futuro non è facilissimo, perché ci sono varie possibilità. Allora, c'è un futuro che di fatto è un presente. Per esempio, a che ora parte il treno? Parte alle 4. Questo futuro è un futuro perché non sono ancora... Vabbè, mettiamo, parte alle 7. È un futuro perché non sono ancora alle 7. Ok? Quindi in teoria sarebbe partirà alle 7. Però di fatto... è una cosa su cui noi non abbiamo controllo, che è stabilita, che è fissa, e quindi per queste cose loro usano il presente. What time is the train leaving? A che ora partirà il treno? It leaves at 7 o'clock. Or what time does the train leave? It leaves at 7 o'clock. Anche noi. Okay. Parte alle 7. È stabilito così, è così, punto, non posso farci niente. Per esempio... The school starts at 8 o'clock. Sorry? The school starts at 8 o'clock, esatto. Inizia alle 8. Inizierà domani alle 8, ma inizia alle 8, punto, ok? Se scaldate il ghiaccio, si scioglie. If you warm ice, it melts, si scioglie, punto. Poi c'è un futuro che invece è un vero e proprio futuro. Per esempio, che ne so io, farò qualcosa, ok? E qua bisogna distinguere tra un futuro programmato e un futuro invece deciso all'istante. Per esempio, dring, dring, the phone is ringing, ok, I'll take it, dring, dring. Suona il telefono, ok? Lo prendo io, rispondo io. I'll take it. I'll answer. Ok? Questa è una decisione presa così, al momento. E quindi si traduce con... il soggetto. Will o shall. O se non volete specificare se will o shall, potete usare l'abbreviazione... I'll take it. Ok, I'll answer. Allora, will e shall, qual è la differenza? È una differenza, it's a very slight difference, very slight, molto leggera, molto sottile. Will ha più il senso di want. E shall ha più senso di have to, dovere. Quindi okay. Will ha più senso di volere, shall ha più senso di volere. Ok? Per esempio, will you work tomorrow? Oh yes, I shall. Ok? Mm-hmm. Will you work tomorrow? Oh yes, I shall. Sì, mi tocca. Ok, non vorrei, ma mi tocca farlo, ok? Sì. Invece, che ne so io, will you watch TV tomorrow? I don't know, maybe I will, non lo so, magari anche sì, è una cosa che decido così al momento. Maybe I will, ok? Maybe I will. Ok, non lo so, non ho programmato niente, però pensandoci magari anche sì, ok? Quindi Maria Pia, scusa, si può usare come risposta solo will o solo shall, non mettere il verbo dopo? Sì, è sottinteso, resta sottinteso. Loro abbreviano.
Quindi basta il will o shall. Non serve stare a ripetere I will watch TV. Maybe I will watch TV, non serve. Maybe I will, ma forse anche sì. Ok? E Maria Pia, scusa, invece se tu la domanda la fai con uno dei due ausiliari, io poi posso usare l'altro? Sì, sì. Ok. Sì. Will you watch? Yes, I shall. Mm-hmm. Will you work tomorrow? Yes, I shall. You did the example a few minutes ago. Yeah, will you watch TV tomorrow? Yes, I shall. Because will you work? Yes, I shall. Yes, I shall. Esatto. Okay. Lavorerai? Eh sì, per forza, mi tocca. Non è che vorrei, ma mi tocca. Ok? Oppure, will you watch TV tomorrow? Yes, I shall, because there's my daughter on TV. Sì, mi devo fare, c'è mia figlia in televisione. Ma per dire. Bene, se invece è una cosa programmata, allora si usa il present continuous. I'm going to work tomorrow. Esatto, I'm going to watch TV tomorrow. Ok? Domani guarderò la TV. I'm going to watch TV tomorrow because there's a beautiful film. Perché c'è un bellissimo film, quindi ho deciso che guarderò la TV. È una cosa programmata. Quindi è chiara la differenza? Una è una decisione presa al momento, l'altra è una cosa programmata. Sono già d'accordo con mio marito che mi lascia la TV, ne abbiamo solo una. Io non la guardo mai, ma non importa. Mi lascia la TV perché io devo guardare quel film. Ok? È una cosa programmata. Okay. Are you going to go to the supermarket tomorrow? Ok, quella è un'altra cosa ancora. You are going to the supermarket tomorrow. You are going to the supermarket tomorrow. Domani vado al supermercato. Hai programmato perché siete senza cibo. I'm going to the supermarket tomorrow. Ok. Però se volete addirittura dire ho intenzione di fare qualcosa, allora questo ho intenzione di si traduce con to be going to. Quindi, come giustamente aveva detto Valeria, I'm going to go to the supermarket tomorrow. Quindi vedete la differenza? I'm going to the supermarket tomorrow vuol dire domani vado al supermercato. È già programmato. I'm going to go to the supermarket tomorrow vuol dire ho intenzione di andare al supermercato domani. Ho intenzione di. Ma è programmato sempre? È sempre programmato, ma si mette bene in evidenza il fatto che hai intenzione di fare questa cosa. Ok? Okay? E poi c'è da dire che questo going to, parlando, spessissimo diventa gonna. I'm gonna go to the supermarket tomorrow. I'm gonna go, non si scrive, io ve lo scrivo per farvi capire, ma non sarebbe una forma scritta, ma per farvi capire la differenza. I'm gonna go to the supermarket tomorrow. Supermarket tomorrow. I'm gonna go to the supermarket tomorrow. Ho intenzione, I'm going to go, ho intenzione di andare al supermercato domani. I'm gonna go. Ok, come wanna è l'abbreviazione di want to. Voglio andare al supermercato. I want to go to, no, ma che supermercato? I want to go to, I don't know, Thailand. I want to go to Thailand. Voglio andare in Thailandia. I wanna go to Thailand. Ok, I wanna go to Thailand.
ho intenzione di andare in Thailandia. I'm going to go to Thailand. I'm gonna go to Thailand. Ok? Ok, questo è il futuro. Allora magari vi preparerò, forse l'avevo già preparato per l'altra classe, vabbè, sì, mi sa di sì, un video con tutta la spiegazione del futuro, ve lo manderò con magari anche un po' di esercizi. Sì, non li può fare, li fa, chi non li può fare, non li fa. Don't you worry in the least about the exercises. If you can do them, great. If you can't, doesn't matter. Maria okay. Pia, ma gli inglesi utilizzano... Quale futuro utilizzano di più? Cioè, si formalizzano nel parlare? No. Beh, sì, esprimono cose diverse. Ah, ecco, a seconda di quello che devono dire. Okay. Sì, sì, li utilizzano tutti perché esprimono cose diverse, capito? Allora, cerchiamo di capire cosa farà... Basta, Anna mi ha stufato. Prendiamo qualcun altro. Francesca Miele... Solo perché Renata e Mary non le vedo e non sono sicura, ecco, quindi prendiamo Francesca che è l'ultima, invece che la prima prendiamo l'ultima. Francesca Miele e cerchiamo di scoprire. Maria. Hi Francesca. I have a problem with the connection today because I'm using the hotspot. Okay. And, I'm sorry if I... Don't worry. Yes. But you can... let's try, at least. Oh, now we can see Renata. Hi, Renata. A little bit, like a shadow, because the background is very bright. The background, lo sfondo dietro, è molto luminoso. Allora, the background... Background... is very bright, so you look like a shadow. E quindi tu sembri un'ombra. Oh, that's better. E quindi tu sembri un'ombra, but we can see you now. Ok, but Francesca, ormai abbiamo deciso Francesca. Allora, cosa farà Francesca la prossima estate? Cosa faremo tutti la prossima estate? Vabbè, cosa farà Francesca la prossima estate? Chi glielo chiede? What will you do next summer? What will you do next summer, Francesca? It's very difficult for me to speak. Sì, allora devi mettere un soggetto, quindi it's the very sound difficult. Is very, very bad. The sound is very bad. Ah. Non sente. Vabbè, bene. Allora vuoi che passiamo a Renata? Passiamo a Renata, dai. Renata è sparita di nuovo, Renata. Eccola. Renata, what will you do next summer? I want to go in Spanish. To Spain. I want Spain. Spain, sì. La lingua, language. To go to Spain. Ok. Ma questo è quello che vuoi fare. Ma noi vogliamo sapere cosa farai. Spero so. Di riuscire. Spero di andarci. Quindi I hope I'll be able to go. I hope I'll be able to go. Spero di poterci andare. I hope I'll be able to go. Non si sa se potrà andare o no. Non ha ancora programmato niente perché E quindi I hope I'll be able to go. Spero che riuscirò ad andarci. Yes. Ok? Ma nessuno ha programmato qualcosa? In questa incertezza e una disperazione. It's not very easy to make possible. Veramente. A Cipigna, non possiamo usare un futuro programmato. Qua non si sta programmando più niente. Today my husband said me that you must have your holiday in your country. So, for example, me in Veneto. But I was born in Sicily, like Giusy. Like Giusy. In a wonderful town on the sea. And my parents live there. So, for me, it's very difficult to stay in Veneto. Of course. But by August...
by the summer, ora dell'estate, ora di agosto, vuoi non poter tornare di agosto? I hope so, but nobody knows. Have you got your residence there? Yeah. So you can go back. I have lived in Verona for 20 years. You have been living in Verona for 20 years. For 20 years. My husband is from Verona and my sons as well. Yes. But is your residence in Verona or in Sicily? In Verona. But my parents are there. And of course. They are old. I want to go to visit them. But I can I don't imagine. Know. I can imagine. I don't know what shall I do. Me too. My mother lives all alone, an 80-year-old lady all alone up in the Dolomites in a small village. And what? I live in Verona. My brother lives in near Gorizia. My sister lives in Florence. And we cannot go up and meet her. Sì, viviamo tutti. I know, it's very difficult. Però supponiamo che invece Valeria abbia organizzato il suo ritorno in Sicilia. Ok. Diamolo per scontato. I'm going for granted. Diamolo per scontato che lei potrà. Non ha scritto niente. I'm going to Sicily on the first days of July. Until the end of August. No, dici tutto, dobbiamo farti le domande. Okay, I'm here. Okay, so what will you do? Allora, let's give it for granted. Granted vuol dire diamolo per scontato. Give something for granted vuol dire dar qualcosa per scontato. Quindi, let's give it for granted that Valeria will be able to go to Sicily. Diamo per scontato che Valeria potrà tornare in Sicilia. Quindi, what will you do next summer? I'm going to Sicily. Ok, perché ha già deciso, ha già programmato. I booked the plane ticket. The plane ticket. You have already booked. Yeah. See? Ok, she already has the plane ticket. Quindi, quando partirai? Come diventa? When will you leave? In questo caso, sappiamo già che ha il biglietto. When are you leaving, Valeria? On the 5th of July. I'm leaving on the 5th of July. I'm leaving on the 5th of July. E come ci vai? How are you going there? By plane, of course. By plane. Oppure I'm flying. Sì, I'm going by plane. Oppure I'm flying there. Or by plane. Ok. Cause the travel to reach Sicily is very long. Aspetta, ti dobbiamo fare le domande. Aspetta le nostre domande. Non dirci tutto così gratuitamente. Dobbiamo guadagnarcele le nostre curiosità. Allora, vogliamo chiedergli quanto ci metterà, quanto ci vuole di viaggio. A questo punto, questa cosa non è più dipendente da lei, non dipende dal suo futuro, ok? È una cosa fissa. Quindi, quanto ci vuole, torna al presente. How long does it take? Ok? Se invece andasse in macchina,
e quindi è una cosa che dipende da lei, perché dipende da quanto si ferma, eccetera, eccetera, allora la domanda sarebbe al futuro. How long will it take? Will it take? How long will it take? Quanto ti ci vorrà? Ok? Ma siccome vai in aereo, è una cosa che non dipende da lei, è una cosa fissa, punto. Quindi it takes an hour and a half. About an hour and a half. About one hour and a half. One hour and a half. Only one hour and a half. Verona to Palermo. Yes. An hour and a half, 45 minutes. Okay. An hour and a half. One hour and a half. Little more than one hour and a half. Okay. È un volo diretto, anche questo non è una cosa che dipende da lei, ok? Quindi torna al presente. Is it a direct or straight flight? È un volo, beh, manca il punto di domanda. È un volo diretto? Yes, it is. Yes, it is. Sì, se no non ci metteresti... One hour and a half. Ok, però voglio farvi capire la differenza. What will you do? I'm going to Sicily. Nice. When are you leaving? I'm leaving on the 5th of July. How are you going? I'm going by plane. Wow. How long does it take? Perché torna al presente. It takes about one hour and a half. Ok? Quindi vedete i vari tipi di futuro. What will you do? Perché non sappiamo se ha programmato o non ha programmato qualcosa. Lei ha programmato e quindi dice I am going to Sicily. A quel punto noi sappiamo che lei ha programmato e quindi le chiediamo quando ha programmato di partire. When are you leaving? I'm leaving on the 5th of July. How are you going? I'm going by plane. By plane. How long does it take? Quanto ci vuole? Perché non è una cosa che dipende da lei. L'aereo ci mette sempre quel tempo, ok? It takes about one hour and a half. To reach Palermo. Palermo. From Palermo to my town, another hour. Another hour. How are you going to your town from Palermo? Are you going by bus? Car. By my, car. Usually, my brother comes and picks us up at the airport. You're meeting my husband and my sons. You're meeting your brother and your son. You're going with your son. I have two sons. Okay. You're going with your children. Yeah. Okay. So your brother is meeting you and your children at the airport. Yeah. Yeah. Right. Ok, quindi sarai molto stanca quando arrivi. Sarai molto stanca quando arrivi, chi glielo chiede? Aiuta. Però sarai molto stanca. Will. Esatto. Will you be tired? Will you be very tired? Yes. When you get to there? Yes, I probably will. I probably will, non lo sappiamo ancora perché, però probabilmente sì. Yes, I probably will. Ok? È un po' chiaro questo futuro? Va bene, chi altro ha programmato di fare qualcosa quest'estate? O in qualunque altro tempo futuro? Next year? In 10 years time, Francesca? No, pensavo di sapere. Hi! No, ho visto che ti sei accesa la luce, ho detto forse vuole parlare. Now I'm using my smartphone is better it's than better my PC. Okay. Yes. All right. So, who wants to talk? Chi vuole parlare? Va bene. Allora,
I have done. Allora, Giulia ha alzato la mano, ma non la sentiamo. Yes, sorry. I want to speak. Perfect. I don't speak very well. Allora, but chiediamo a Giulia cosa farà la prossima estate. What will you do next summer? Esatto, bravo Giuseppe. What will you do next summer, Giulia? I'm going to Sardinia with my family. Aspetta, 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 non dirci tutto. Ah. I'm going to Sardinia. Wow, to Sardinia. Come ci andrai? How are you going? How are you going to go? How are you going there? I'm going to boat. I'm going by. I'm going by boat. By boat. Ferry. By boat. Car and boat. Yes. Mm-hmm. By car and boat. Con chi ci andrai? Who are you going with? Who are you going with? I'm going with my family. Mm. E quanto ci metterai? How long does it take? How long will it take? Perché c'è una parte in macchina di cui non sapevamo la durata. How long will it take? It takes about 12 hours. Yes, allora, it takes 6 hours by boat. And probably another 6 hours by car. By car. So a total of about 12 hours. Ma dai, 6 ore da Verona a Civitavecchia. Dove vai? A Livorno? Genova. Ah, Genova vai. Perché vai a Genova? Ma vabbè, comunque. I don't know. Okay. I dream. You're cheating us. Perché a Genova aprono l'aeroporto, l'aprono. Ci stai imbrogliando. Ci stai imbrogliando. To cheat vuol dire imbrogliare. Oppure anche you're joking. Joking? Kidding. Are you kidding? You're pulling our legs, you're pulling my leg. Mi stai tirando la gamba, sarebbe. Mi stai prendendo in giro. In giro. Mm. Stai prendendo in giro, you're pulling my leg. You're cheating us. Ah, vabbè. Allora. No. Va It's bene. A desire. It's still a wish. A wish. Desiderio. Un desiderio. Yes. It's still a wish. It's wishful thinking. It's a wishful thinking, dicono gli inglesi. Wishful thinking è pensare quando si desidera qualcosa e pensi che succederà. Wishful thinking. Sperare. Come? I wish you were. Un desiderio che sia vero. Ma più che aspirare è quando vuoi che succeda qualcosa e quindi ti convinci che succederà. That's okay. Wishful thinking. And I wish you were here. Ok, wishful thinking. Va bene, facciamo un altro po' di domande. Dove starà? Quanto ci starà? Tutte queste belle cose qui? How long will you stay? Yes. Allora, how long are you staying there? I'm staying for 1 month. Beh, già che pensavi, però potevi pensare in grande. 3 months. For 3 months. For 3 months. E dove starai? And where you where you be, you will be? Where are you staying? Where are you staying? At a billionaire. At least a 5-star hotel. Yeah. At least. No. I'm stay in house. In a house. In a house. House. In a private apartment. House. With a big balcony. Overlooking yes. the sea. Overlooking the sea. Yes, yes.
In my villa in Costa Smeralda. Yes. No, I don't like Costa Smeralda. I prefer Uliastra or another region of Sardinia, where there isn't many people. There aren't many people. People are plural. Ah. Where it's not so crowded. Where it's not so crowded. Dove non è così pieno di gente. Mm-mm. Where it's not so crowded. I haven't ever been in Sardinia. You have never been. Benissimo questo. I have never been. Non sono mai stata. I've never been to Sardinia. I've never been to Sardinia. Bella anche questa cosa. Who has been to Sardinia? I stayed in Sardinia. Who are you? Chi è che ha parlato? Mariangela. Mariangela spent some time in Sardinia. She spent some time in Sardinia. And many... How long did you spend there? How long did you stay there? Many years ago, I stayed 1 month in Maddalena Island. Wow. And then I stay almost 1 month in south Sardinia, near Cagliari, and Cagliari and Santa Margherita di Pula, and then I stayed West Sardinia. Yes. In the west of Sardinia. In the south of. In the north of. Chi è che mi chiamava? No. Paola. Ah. Paola was speaking. No. I've never been in Sardinia too. Okay. So you have been there many times. You've been there many times. Yes. I've been there many times too. Yes. A lot of years ago. Many years ago. What did you do in Sardinia? Oh, in Sardinia you can do many experience. The monument is very are very important, the Nuraghe. There are many historical places, and the cities are beautiful. The food is delicious. The food too. And the people are very friendly. And the most beautiful things is the sea. But the best thing is the sea. The best thing is the sea. Like Caraibi. Caprera, yes. Iceland clear. Is like Caraibi. Crystal clear. Yes, for me, I know it's fantastic. Sardinia is fantastic. For me, is beautiful. Sardinia is beautiful, but I prefer Sicily. You prefer Sicily? Yes. Are you from Sicily, Carla? No. No, Naples. From Naples. Naples. No. Excuse me, I don't understand. Because are you from Sicily? Are you from Sicily? Sicily. Are you from Sicily? No. No, I'm not. I went in for the holiday. I went there on holiday. Somebody says
You are from Naples. Are you from Naples? No. Where do you come from? Where are you from? I'm from Verona. Okay, from Verona. Sorry, I misunderstood. Mm. I prefer Sicily for the for holiday because the sea. Where? Sorry, where did you go? Excuse me, but today I don't see us very well. Where did you go in Sicily? In Sicily. Where? In many, many places. Palermo, Catania, Agrigento, many, many places. Non so come si dice, ho girato tutta la Sicilia. I traveled all around Sicily. I traveled all around Sicily. I visited many places. In summer, the sea is more hot than Sardinia. More what? The weather, the sea, the mare is the sea is warmer. Più caldo, is warmer. Is warmer than in Sardinia. It depends, I think. It depends because where I was in Sicily, Tre Fontane was the name of the small village. The water was freezing. And Sciacca is my town, is the place with the water more cold in all Sicily, I think. It's always cold. Yes, freezing. It was freezing when it was. It's near Tre Fontane, 20 kilometers. Yes, about. Because there's a cold current, underwater current, which passes there, and the water is very, very cold, even in August. In the canal. But the fish is the best of Sicily. It's beautiful. Because the cold water make a flesh very hard. Yeah. Yes, the current cleans it, but the water is very cold. Corrente pulisce l'acqua, è bellissima l'acqua, è meravigliosa, ma freddissima. Really freezing. Only in the Canale di Sicilia. Eh? Only in the Canale di Sicilia. No, io non ero sul Canale di Sicilia, ero a Tre Fontane. A quello è il Canale di Sicilia. In the Sicily Canal, in the south of Sicily, there is near Sicilia. In the south Sicily, in near Siracusa and Naxos, the water is very hot. Yes, completely different. Yes, completely different. Yes, it's very hot in Ragusa. Yes, Marina di Modica, Porto Palo, sì. Yes. Porto Palo, in Palermo too. Capo Passero noto, sì. Yes. Okay. What were you saying, Giuseppe? Have you ever been to Sicily? I am Sicily. Sicilian. Are you Sicilian? I was born in Gela. From Gela. Yes. From Gela. How is Gela now? Is it still an industrial city? Yeah. There is the petrochemical. Yes. Oil industry. Yes. Oil industry, yeah. It's closed. Is it closed now? Yes. Better like this. Meglio così, guarda. Yes, so they put all the oil industries in Sicily and Marghera. How sad. Sorry. Where are you going? Caroline, prenditi il tuo cane, per favore.
Yes. Take your dog. Our doggy dog was scratching me. Mi stava grattando. Probably she wants to go out. Probably. Okay, so is the future tense okay? Could you, do you think you could understand it? Yeah. Yes. Yeah. What can we do? What time is it? Let's see. Because always 20 past 6. Always. But the sempre fuori tempo. I always exceed my time. Vado sempre fuori tempo, dovrei finire anche stamattina, devo finire a mezzogiorno un quarto, mezzogiorno 17, alla fine mi hanno detto io dovrei andare, dico ma che ore sono? Ah! So, okay, so what do you want to do now? Do you want to do some exercises? Do you want to speak about something? Do you want to watch a video? What would you like to do? Un sacco di gente non ha parlato. Faccio video. Video? Ma stavo guardando, c'è un sacco di gente che non ha ancora parlato oggi, tipo Nadia, Paola, Gabriella. There are a lot of people that haven't spoken yet. There are lots of people who haven't spoken yet, che non hanno ancora parlato. So, let's ask them some questions. Paola, have you ever been to Sardinia or Sicily? No, I've never been to Sardinia, but I visited many times Sicily. I visited Sicily many times. Prima l'oggetto e poi... I visited Sicily many times. But summer isn't my favorite time. Sì, yes, because I am I have a sun allergy. Ah, a sun allergy. Ah. Oh my God, how sad. I like the sea very much and the bath into the sea, but I can't. Sunbath. Yes. You can't sunbath. Com'è l'allergia al sole? No, non puoi prendere il sole. Yes. Per i temi, penso. Yes, yes. I have to use 15, the total protection cream. Ecco, total protection. Okay. Or... protection. maybe because you are a first phototype. So? Yes. Mm. First or zero. Do I? My God. But I'd like to visit Sicily and Sardinia, but maybe in the spring season. At school we have... It's difficult because you are a teacher, so... Yes. Okay, Easter time it's less than 1 week. Yes, 6 days. It's too... So what can you do? What about melanin? I mean, you need melanin. And if you can't stay in the sun, that's a problem. Yes. I always red. Yeah. And white and red. But I tried also the UVA, lamps. Okay. Mm-hmm. But it didn't work. Work. It didn't work. Yes. Okay. But the best moment to have a bath in Sicily is during the sunset. Yes. Yes. During the sunset, al tramonto, yes, is the best moment to take a bath. In September. I imagine. Okay. So no September sun. And October is a wonderful the sea on October. Really? October. Yeah, but I work during in that moment. It is me very too. Yes. Holiday. This is just un ricordo. Just a memory, yeah. It's a memory you have when you were a child. October was the best month to go to the sea. Yeah. Valeria, I have some relatives that live in San Vito Lo Capo.
Do you know? It's a wonderful place. Yes, it's one of the best beach of the Italy, I think. Yes, it's wonderful. Yes, one of the best beaches, al plurale, una delle migliori spiagge. Ah, beaches, okay. Obviously. Mm-hmm. Right, so who else? Gabriella, have you ever been to Sicily or Sardinia? No, I've never been in Sardinia. I've never been there. Okay, where is your favorite place to go on holiday? I go in Sicily. And Sicily by my heart, my terra. Sorry, you usually go. I'm from Sicily. Sicily. Sì. Allora, era quello che ti chiedevamo. Sicily. Yes, I usually go to Sicily. She is from Sicily. Because you're from Sicily. Scusate, si sente veramente male, però. Oh. You usually go back to Sicily. Go back to Sicily. Yes. How many Sicilians are there? Which town are you from, Gabriella? I'm from Catania. From Catania. Wow. A lot of Sicilian people here today. Yes, fantastic. Yes, yes. How can you stand our winters? How can you stand our winters? Fine. Come fate a sopportare i nostri inverni? Maria Pia. Yes. Where are you from? Actually, I'm from Calalzo di Cadore. It's a little village up in the Dolomites. It's near Cortina d'Ampezzo in the province of Belluno. Yeah. So I come from the mountains. And the winters there are much, much colder, but no fog. Only snow and cold, but no fog. So it's difficult for me too to be in Verona in winter time because it's foggy and cloudy and gray. And humid. And humid, exactly. Mm. It's not so cold, but it's, yes, it's a different weather. Mm. I love Verona, it's a lovely city. But the weather is very different from the place where I come from. Mm-hmm. Okay, Costanza non ci ha ancora raccontato niente. Yeah. What's your favorite place to go on holiday? My favorite place is Sicily because there is the sun, the sea. And because there is my family, I am Sicilian. You're Sicilian as well, but sì, non si dice tanto there is the sun, but it's sunny, the sea is beautiful. Okay. And what part of Sicily are you from? Siracusa. Siracusa. Wow. Yes. Wow. I went to Siracusa. Yes. Do you know Siracusa, Francesca? Yes, I went in Siracusa and I love it, the Baroque of Siracusa. The Baroque style, yes. Orbita. Yes, yeah. Yes, Ortigia and another one place. I don't remember the name. Noto. Noto, yes. Yeah, Noto, Baroque style, Noto, yes. I would say. Yes. Noto. It's famous for its Baroque style. Yeah. Mm-hmm. Yes. Okay. Marzamemi. Allora, chiediamogli se tornerà in Sicilia quest'estate. Beh, I am... No. Aspetta che te lo chiediamo. Chi è che glielo chiede? Chi è che non ha ancora parlato? Dai. Cecilia, chiedigli se tornerà.
Posso provare, Maria Pia? Sì, vai Monica, vai. Provo. Would you like to return back in Sicily? To go back? Would you like, questo vuol dire ti piacerebbe. Would you like to go back to Sicily? Allora, se tu fai una domanda di questo genere, ti piacerebbe tornare in Sicilia? È sottinteso tornare a vivere in Sicilia. Perché tornare in Sicilia per una vacanza, uno dice, will you go back to Sicily on holiday? But would you like è più una cosa, ti piacerebbe, o più un desiderio. E quindi è sottinteso, ti piacerebbe tornare a vivere, in Sicilia. Invece, are you going back to Sicily? Infatti. Would you like? Sorry? Would you like to go back to Sicily? Ti piacerebbe? Yes, and I decide to return in Sicily yet. I live in Sicily in this period. Allora, you decided to go back to Sicily? Are you in Sicily now? Yes. Oh, you're in Sicily now. Ah, okay. It's very lucky. Forse di tornare. Casca. I thought you were in Bologna. Very lucky. You're lucky. She had to stay at home. She had to stay at home. Yes. She can't. Lucky you. Like my colleague, she went to Australia for a few days and then she had no possibility to come back to Italy. So she's in Australia now and how sad, she has to stay there for months. Wow. Peccato di stare lì per mesi. Finché non riprendono i voli aerei. So she goes on working, you know, online, but from Australia. Wow. How's the technology? Yes, lucky her. Lucky her. Beata lei. So what's the weather like in Sicily now? What's the weather? It's raining. In the springtime, the weather is warmer in the north of Italy. Really? Yeah. Okay, I'm not going to Sicily in springtime then. That time, when I went in Sicily on the Easter holidays, I put on my coat and in the north of Sicily, I was with a t-shirt, for example. I didn't know that. Yeah. I thought it was always warmer there. In springtime, the weather is warmer in the north of Italy, she said. Okay, so I'm not going to Sicily in springtime. No. What's the best period to go to Sicily? For me, September, October. September, October, November. So autumn or fall. Autumn is British English, fall is American English. Autumn. Sorry, Maria Pia, I have to go. You have to go? Bye. Bye, bye. Josie. Bye, Josie. Are you going back to Sicily? Bye. And Maria Pia, the next meeting is... No. When is the next meeting? On For this group, on Wednesday. Wednesday. At 5 o'clock. 5 to 6:30. What time is it? Yes. 5:35. It's already 6:30. Okay, from 5 to 6:30 on Wednesday and Friday. What would you like to do next time? Okay. Any suggestion? You can write it on the WhatsApp group. I'd be very happy to, you know, do whatever you want to do.
Okay, so thank you very much for being with us today. Thank you. Bye bye. I'm sorry not everybody spoke. Mi dispiace che non tutti hanno parlato, ma quasi tutti, ma non tutti, tipo Alessandra, non mi risulta che abbia detto niente. Vabbè? Next time. But okay, next time. Next bye time. Everyone. Bye. 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 Bye bye. Dobbiamo filmare? Ah, abbiamo, non l'avete ancora scritto nella chat? Scrivetelo nella chat il vostro nome. Anche così. Quando usciamo? No, basta una volta. Ah, ok, allora, ok. Già scritto prima, allora. Okay. Scusatemi, prima di andare. Aspettate. Sì. Prima di andare, come faccio a salvare la chat? Perché qua... Te la mando io. Ah, grazie tante. Ve le mando sempre io. Perfetto, grazie. Ok, bye. Bye. See you. Bye.